Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di loro, queste cuffie auricolari della EXA. Ma non sono cuffie per ascoltare musica, non sono cuffie per l'intrattenimento, ma sono cuffie o auricolari da lavoro. Sì, perché loro sono progettate per essere indossate tante ore, quindi per chi fa quei lavori in cui deve sempre essere connesso al telefono e sta tante ore al telefono. Loro sono nate appunto per queste situazioni, anche se ovviamente ci si può ascoltare la musica, si può ascoltare qualsiasi cosa noi vogliamo, ma diciamo che ovviamente non è il suo punto forte è stare al telefono. Quindi pensiamo a tutte quelle persone che stanno in ufficio tantissime ore al telefono, a quelle persone che fanno i corrieri, quindi hanno sempre gli auricolari inseriti, perché comunque hanno sempre bisogno di essere contattati telefonicamente, magari scendono e salgono dai loro furgoni, o per qualsiasi altro lavoro in cui abbiamo bisogno di stare al telefono. Loro sono delle cuffie sicuramente innovative da questo punto di vista. EXA per questo prodotto ha una campagna attiva su Kickstarter, infatti è disponibile lì l'acquisto, vi lascio qua sotto il link in descrizione, perché acquistandolo adesso in cui c'è la campagna Kickstarter li sta promuovendo ad un prezzo veramente incredibile finché sta appunto nella campagna di Kickstarter. Il loro prezzo attuale è di $129 con uno sconto del 30% appunto dovuto alla prenotazione e all'acquisto su Kickstarter, e in più la spedizione è gratuita. Quindi questo prodotto ragazzi è sicuramente qualcosa di eccezionale per chi ha bisogno di stare tanto al telefono. Vi arriva all'interno di questa piccola confezione, dove al suo interno adesso andremo a guardare cosa troviamo. Troviamo il manuale di istruzioni con la spiegazione delle funzioni date dai vari tasti. Dopodiché troviamo un bel case da trasporto rigido per trasportare le nostre EXA S30, dove al suo interno troviamo un cavetto USB, USB Type-C e le nostre EXA con la base di ricarica. Ed eccole qua le cuffie auricolari S30 di EXA, un prodotto secondo me veramente eccezionale. Questa è la sua base di ricarica che poi potrete andare ad inserire anche all'interno di questa custodia di trasporto nel caso volessimo appunto trasportarle in sicurezza, però se le teniamo sulla scrivania ovviamente ci basterà avere questa base di ricarica, dove nella parte posteriore abbiamo una presa Type-C per andare a ricaricare quello che è la base, che al suo interno ha una batteria che poi andrà ovviamente a ricaricare le batterie di questi due auricolari. Ma cos'hanno di veramente incredibile questi due auricolari? Che non sono auricolari in-ear, ma sono auricolari open-ear. Cosa vuol dire? Per chi non lo sapesse, gli auricolari in-ear sono i classici auricolari come questi, che sono auricolari sempre di EXA, perché comunque questo marchio è un marchio specializzato in quello che sono auricolari, o cuffie tipo queste, che sono cuffie sempre della EXA, di cui ho già fatto la recensione, che sono cuffie sia da gaming che per ascoltare la musica. Quindi avete capito che la loro specializzazione è tutto quello che va appoggiato all'orecchio per ascoltare. Quello che vi stavo spiegando era la differenza tra in-ear e open-ear. Allora, in-ear sono le classiche cuffiette che conosciamo tutti, tipo queste per intenderci, che vanno inserite all'interno di quello che è il nostro padiglione auricolare. Quindi vanno inserite e le sentiamo inserite nel nostro orecchio, quindi dopo qualche ora, comunque sia il loro design, comunque sia la loro forma, dopo qualche ora comunque danno fastidio. Non c'è niente da fare, possono essere comode quanto volete, ma dopo qualche ora vi daranno fastidio. Mentre le cuffie open ear come queste sono cuffie in cui non va ad inserirsi niente all'interno dell'orecchio, infatti vedete il loro design come è fatto, quindi avremo qualcosa di appoggiato qua ma che non si sente minimamente, e in più hanno un peso veramente molto basso. Infatti adesso vi faccio vedere il peso, prendo la bilancia di precisione e guardate, 17,4 grammi per la versione con il microfono, mentre abbiamo il peso di 14,4 grammi per quella che va sul lato destro della nostra testa, che non ha ovviamente il microfono. Quello che veramente è impressionante è che mentre le stiamo utilizzando non ci accorgiamo minimamente di averle indossate. Loro si indossano in maniera super semplice, guardate con che facilità le vado ad indossare e voilà,
ho già indossato le mie EXA S30. Con questo design è come non averle indossate. Potreste averle indossate anche per 24 ore e non accorgervi minimamente. Praticamente vi dimenticate di averle indosso. E guardate con che semplicità le vado ad indossare, cioè veramente in un attimo le ho indossate. E questo loro design ci permette, appunto, come vi stavo spiegando, di poterle indossare tante ore senza avere nessun fastidio. Le loro caratteristiche principali sono una riduzione del rumore veramente incredibile del 99,9%. Sì, perché al suo interno c'è un sistema di intelligenza artificiale che va a riconoscere il rumore che c'è intorno a noi, quindi quello che c'è nell'ambiente, e va a gestire, appunto, la riduzione del rumore. La loro autonomia è impressionante, arriviamo a 70 ore di autonomia che poi ovviamente potremo andare a ricaricare con la sua base di ricarica. Quindi capite che per chi lavora è davvero importante avere tanta tanta autonomia e soprattutto avere tanta comodità. Loro si utilizzano con un Bluetooth 5.3 che gli permette di arrivare fino a 30 metri di distanza da quello che è il nostro smartphone, e in più hanno un'impermeabilità IPX5, quindi potremo utilizzarle anche quando piove senza nessunissimo problema. Quindi per chi, appunto, magari fa l'autotrasportatore o chi fa il corriere, con loro non abbiamo nemmeno questa tipologia di problema. Per andare ad abbinarle al nostro smartphone è veramente veramente semplice. Basta andarle ad inserire all'interno della loro base, prendere il nostro telefono, andare a cliccare il tasto arancione che troviamo sopra alla base, lampeggerà il LED verde qua davanti. Entriamo nelle impostazioni Bluetooth del nostro telefono e aspettiamo che vengano rilevate le EXA S30. Ecco qua che sono state rilevate EXA Atelecom S30. Vado a cliccarci sopra e ho già abbinato quello che sono le nostre EXA al nostro dispositivo. Quindi adesso loro comunicheranno senza problemi con il nostro dispositivo. Infatti vedete EXA S30 connesso. Quindi una volta che io le vado ad indossare, so che loro stanno comunicando con il mio smartphone. Sul lato di ogni cuffia abbiamo un piccolo LED che, in base al colore, va ad indicare lo stato di quello che è il nostro auricolare. In questo caso vedete è rosso perché si stanno ricaricando da quello che è la sua base EXA. Per quanto riguarda invece tutte le funzioni, dobbiamo appoggiarci ai loro tasti. Qua sotto abbiamo i tasti su entrambi i nostri auricolari, mentre sull'auricolare che va sul nostro orecchio sinistro, quello appunto dotato di microfono, ha un tasto sulla quello che è la parte più avanzata del nostro microfono, che serve andare ad interrompere o meno l'uso del microfono. Quindi quando stiamo parlando con qualcuno al telefono, ma vogliamo interrompere per un attimo perché qualcuno ci ha chiamato, quindi non vogliamo far sentire quello che sta succedendo dove siamo noi, basterà andare a cliccare il tasto arancione qua e andremo a mettere in silenzioso il microfono, quindi chi è dall'altra parte non sentirà. Mentre tutte le altre funzioni le andremo a comandare con il tasto che abbiamo qua sotto. Cambiano le funzioni andando a fare più pressioni, meno pressioni e pressioni più lunghe o più corte, ma tutto è molto chiaro nel manuale di istruzioni. Sì, perché da questo tasto potremo andare ad alzare ed abbassare il volume, andare a rispondere alle telefonate, interrompere le telefonate o andare a disattivare o abilitare la voce che ci aiuta, che ci guida quando la utilizziamo. Sì, perché loro sono dotati di una voce guida che però potremo andare, appunto, a disabilitare sempre con questo tasto. Quindi ragazzi, questi sono degli auricolari da lavoro per chi sta tante ore al telefono. Sono veramente veramente pazzeschi. Ovviamente non nascono, come vi ho detto, per ascoltare musica, quindi non utilizzateli per fare sport, perché comunque loro non hanno una stabilità nell'orecchio, perché loro non stanno all'interno del nostro padiglione auricolare, quindi ovviamente quello che è la loro stabilità è un po' più precaria, perché sì, è vero, girano intorno all'orecchio, però vedete che hanno un movimento. Adesso vi faccio vedere anche da questa parte. Ok, vedete che hanno un movimento, soprattutto quello sinistro quando ha il microfono esteso. Se lo vado già a ripiegare, vedete che comunque la stabilità migliora notevolmente. Però per fare uno sport estremo anche no. Però se è per fare sport tranquillo, quindi del trekking, delle passeggiate, delle corse leggere o anche magari andare in bicicletta in maniera non estrema, diventano comunque molto molto interessanti anche da quel punto di vista, perché comunque non ci danno assolutamente fastidio, e questo è veramente veramente fantastico. E con la loro riduzione
riduzione del rumore del 99,9% sono incredibili, appunto per quello che è il rumore che si verrà a creare intorno a noi nel nostro ambiente dove ci troviamo in quel momento, quindi veramente fantastiche. E poi con la loro autonomia che può arrivare fino a 70 ore li rende degli auricolari da lavoro veramente incredibili. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato queste cuffie open ear che ci danno la possibilità di non avere il fastidio nell'orecchio, che ci danno la possibilità di sentire quello che succede nell'ambiente senza essere totalmente isolati, ma con una riduzione del rumore veramente incredibile, e soprattutto anche se hanno questo design e questa durata delle batterie incredibili, hanno un peso secondo me veramente contenuto che non si sente assolutamente quando le abbiamo sull'orecchio, soprattutto per come vengono agganciate alle nostre orecchie. E se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.